Qualche giorno fa ho dedicato un video alla situazione attuale dell'e-grocery. Se lo sono guardati in pochi, devo essere sincero, per cui credo che il settore sia di scarso interesse per te che segui questi video. Allora, sai cosa ho pensato? Che ci avrei voluto fare un altro video, un secondo, perché se ne sono interessato a guardare un video su questo settore, di questo genere, potrei essere uno dei primi a farlo, per cui potrei essere il primo a fare la cavolata del secolo, oppure magari il primo a fare un buon investimento. In un modo o nell'altro ho deciso di fare l'analisi di due titoli che proprio a causa di questa situazione pandemica e dell'incremento del fatturato delle consegne a domicilio per quanto riguarda appunto i generi alimentari, tra cui la parola e-grocery, avrebbero potuto trarne del beneficio. Perché un pochino, ma giusto un ciccinino cociuto, lo sono ancora. Ciao a tutti, io sono Pasquale e questo è il mio canale Io Risparmio, dove ti racconto del mio percorso personale in cui imparo a risparmiare, ad investire per ottenere un giorno, magari non tanto nel tempo, molto più tempo da poter passare con la mia famiglia, libero da lavoro. Prima di iniziare, ovviamente, è da ricordare che questo video si basa su alcune mie analisi che sono prettamente personali, su investimenti che forse nel futuro potrei andare a fare io. Questo non è assolutamente un consiglio finanziario o di investimento, ma come ho appena citato, è un percorso personale nel quale espongo questi argomenti in questi video. Dopo aver appunto capito che al momento non ci sono aziende quotate in borsa che fanno espressamente e che sono dedicate appunto agli grocery, anche se si pensa che Intercart si potrà andare a quotare in futuro, ho detto a me stesso che dovevo pensare, come dicono gli inglesi, out of the box. Fare un pochino un pensiero trasversale, laterale a quello che è il normale pensiero degli investimenti e in generale il pensiero. E visto che non ci sono aziende direttamente interessate alla vendita di alimentari come i grocery, devo selezionare qualcuna che è comunque impattata in maniera positiva da questo mercato. Oggi te ne voglio presentare due di mia scelta, per cui non ti voglio tediare con lunghe e complesse introduzioni come faccio di solito perché voglio fare così, ma andiamo subito al computer e andiamo ad analizzare queste due aziende. Partiamo dalla prima. Si tratta di un REIT. Il ticker è COLD, COLD, come freddo in inglese, e già questo è un ottimo punto di partenza. Il nome dell'azienda infatti è Americold Realty. Il business principale è quello di essere un REIT di magazzini e servizi di distribuzione di prodotti a temperatura controllata. In pratica si tratta solo di merce refrigerata, sia essa fresca o surgelata, congelata. Il suo business si basa su magazzini che sono di proprietà, ma anche su handling e trasporto, perché è un po' tutta la filiera di questo settore. Per cui secondo me molti avrebbero dei vantaggi, in questo caso questo REIT, se il business degli grocery esplodesse. Perché molti big player del commercio online o nuove realtà che si andranno o si potrebbero andare ad affacciare sul mercato avrebbero bisogno di basi di appoggio per la loro merce prima che venga mandata in consegna. Al momento tutti i business degli grocery vanno ai normali supermercati o alle grandi catene della GDO con cui hanno degli accordi speciali di partnership, per cui vanno a fare la spesa in maniera molto semplice. Ma se tutto crescesse in maniera esponenziale, si potrebbe pensare di attivare canali diretti di proprietà o dedicati direttamente a questo business. Adesso andiamo ad analizzare questa azienda su Simpi Wall Street. Bene, eccoci su Americold Realty Trust e andiamo subito a vedere cosa ci dice Simpi Wall Street rispetto a questa azienda. Prima di tutto andiamo a vedere il prezzo, come quotato al momento in borsa, e si può vedere che a parte questo piccolo dip verso il basso che si è avuto ovviamente per tutti quanti, il titolo era praticamente in crescita esponenziale da parecchio tempo, dal 2018, e sembra essere rimbalzato, per cui spero e credo che questo titolo possa andare appunto ad andare più in alto relativamente al fatto che le vendite di e-grocery stanno aumentando, ma non solo. Andiamo a vedere anche la valutazione, che al momento, secondo gli analisti di Simple Wall Street, è quasi un 25% e mezzo sottovalutato rispetto al prezzo fair value, che dovrebbe essere intorno ai 46,52 dollari, mentre al momento è intorno ai 34,69. Quale potrebbe essere anzi andiamo anche a vedere la volatilità, perché è importante. Ecco, è molto, ma molto, diciamo, la sua volatilità è bassissima, non solo nei confronti della media del mercato, ma anche dell'industria, praticamente bassissima.
e nell'arco di un anno ha dato un rendimento, incluso i dividendi, perché ci sono anche dividendi, dell'11,6%. Andiamo a vedere la crescita futura stimata, che si stima essere un 17% annualmente sugli earnings. E se andiamo a vedere anche qui, l'azienda rispetto al mercato comunque dovrebbe performare un po' meno, ma rispetto all'industria di riferimento quasi il doppio, sia dal punto di vista degli earnings, mentre per quanto riguarda il fatturato annuale è leggermente sopra l'industria di riferimento, un po' sotto il mercato. Per quanto riguarda la salute finanziaria, ha degli asset a lungo termine che fanno paura e coprono sia i debiti a breve che a lungo termine, mentre gli asset a breve termine coprono solo parzialmente i debiti totali, coprendo al massimo i debiti a breve termine. E qui infatti si può vedere come il debito di per sé è molto ampio rispetto all'azienda di per sé. Per quanto riguarda i dividendi, abbiamo un dividendo che attualmente è il 2,42%, che ovviamente se il prezzo andrà a salire come si spera, ovviamente lo yield andrà a diminuire. Per quanto riguarda il pay ratio, al momento è il 72%, che è comunque alto, però con l'aumento del prezzo delle azioni nel mercato azionario, appunto questo payout dovrebbe ridursi particolarmente. Adesso sinceramente questo mi sembra un po' troppo poco, non vorrei che ci fosse un errore, perché dal 72% in 3 anni a passare al 0,2%, boh, a me mi sembra una gran cavolata. Comunque, potrei essere stupido io. Management ovviamente nuovo perché, come si vede, l'azienda è praticamente quotata da pochissimo. 1 anno e 9 mesi di average tenure per quanto riguarda il management in generale. Per quanto riguarda invece l'amministratore delegato, siamo 4 anni e mezzo circa, con uno stipendio di circa 4 milioni e mezzo di dollari, un pochino meno, e per cui si tratta di uno stipendio che non è altissimo rispetto, diciamo, alla media di mercato, che è intorno ai 7 milioni e mezzo di dollari, per cui si tratta di uno stipendio che molto probabilmente andrà a salire nel tempo con le azioni dell'azienda. Per cui si tratta di un management abbastanza in media, con un'età media di 59 anni e con una media totale di 2,3 anni. Per quanto riguarda l'acquisto interno degli insider trading, si può vedere che nell'ultimo anno c'è stato un acquisto enorme. Ovviamente l'azienda è praticamente nuova sul mercato perché è dal 2018, e per quanto riguarda la sua diluizione è particolarmente posseduta da istituzioni o grandi fondi. E infatti, se si va a guardare i top shareholder, abbiamo The Vanguard, BlackRock, Wellington Management, Invesco, tutti nomi molto noti, che hanno una marea di azioni su questa azienda. Per cui se, per quanto mi riguarda, se questi grossi fondi vanno a investire in questa azienda in maniera così massiccia, secondo me un motivo ci sarà. Comunque, mia opinione personale. Bene, per quanto riguarda la seconda azienda, potrebbe sembrare strana e fuori dal coro, ma in realtà secondo me non lo è. L'azienda si chiama Emerson Electric. Questo è un gigante americano che produce una serie di soluzioni tecnologiche per l'industria. Ha 4 segmenti produttivi principali: automazione industriale, process management, tecnologie per il controllo climatico ed infine soluzioni residenziali. Tutto e tutte quante queste 4 branches vanno a dare servizi ad alto valore tecnologico. Inoltre, qui la parte che ci interessa di più produce macchinari ed attrezzature per il controllo automatico o semi-automatico, lavorazione e stoccaggio. Perché ci interessa questa parte? Perché è una fetta importante, anche se non principale, della sua produzione ed è legata alle soluzioni residenziali. E questa si tratta di produzione di compressori per l'industria della refrigerazione, per cui anche per le celle frigorifero, quelle che si possono trovare nei magazzini, appunto, a temperatura controllata. Questo, legato appunto alla prima azienda, Americold Realty, può andare a comportare ovviamente una considerazione che sia più ad ampio spettro su questi tipi di investimenti. A proposito, non l'ho detto prima, ma il ticker per Emerson Electric è EMR. Ora andiamo a vederla su Simply Wall Street. Adesso siamo su Emerson Electric e, come possiamo vedere già dallo Snowflake Analysis, c'è un dividendo abbastanza corposo.
e l'azienda ha delle ottime prospettive. Però andiamo a vedere prima di tutto il prezzo. Come si può vedere, il massimo del prezzo è un prezzo che è molto più alto rispetto a quello della sua quotazione nel 1990, ma che è sempre stato in costante crescita. Per cui possiamo andare a vedere anche che questa azienda ha un prezzo molto molto volatile rispetto al mercato. Questo si può vedere anche dal grafico, con questa grossa onda nell'arco del tempo. Il suo rendimento nel lungo periodo è stato comunque positivo, se si tengono in considerazione i dividendi, del 9%, ma comunque si può vedere che nell'ultimo anno ha performato parecchio male rispetto al mercato, anche il suo mercato di riferimento. Per quanto riguarda la valutazione degli esperti di Simply Wall Street, abbiamo un titolo che è leggermente sottovalutato, ma si sta intorno al prezzo reale, diciamo, dell'azienda. Per cui stiamo comprando l'azienda al suo prezzo reale. Per quanto riguarda la crescita futura, si prevede un 7,9% annuo per quanto riguarda gli earnings, e rispetto all'industria, al mercato di riferimento, comunque è una crescita piuttosto bassa. Per cui questo sicuramente non è un titolo che va a essere inserito nel portafoglio per la growth, ma andiamo a vedere prima di tutto, prima di andare a vedere il dividendo, andiamo a vedere la sua salute finanziaria. E come possiamo vedere, diciamo che l'azienda ha degli asset che coprono tutte quante le liability, sia per quanto riguarda a breve termine che a lungo termine. Soprattutto gli asset a lungo termine sono quelli maggiormente presenti. E se andiamo infatti andiamo a vedere qui il balance sheet, vediamo che i debiti sono comunque di un certo livello, ma per un'azienda di questo tipo sono particolarmente gestibili. Il dividendo, come dicevo prima, è corposo, siamo quasi a un 3,6%, che è sopra la media del mercato, è il doppio praticamente della media del mercato, e si avvicina quasi al massimo del mercato stesso. Per mercato intendo mercato di riferimento, ovviamente. Per cui si tratta di un ottimo dividendo che può essere appunto preso in considerazione se si vuole inserire questa azienda in un portafoglio che tenga in considerazione appunto il mercato degli grocery. Andiamo a vedere il management, che è in carica da circa 4 anni, con una compensazione del CEO che è sopra i 20 milioni di dollari e che rispetto al mercato di riferimento è molto più alta. Quasi il doppio si potrebbe dire, perché il mercato di riferimento è circa 11 milioni e 7, qui siamo quasi ai 21 milioni, per cui si tratta di una troppa generosità sullo stipendio dell'amministratore delegato. Il tenure è comunque di 19 anni e mezzo per il CEO, per cui praticamente questo amministratore delegato prende questo stipendio piuttosto cospicuo, perché praticamente da una vita in questa azienda, sono quasi 20 anni che sta lì. Per quanto invece riguarda il management in generale, il tenore è di circa 7 anni, poco meno di 7 anni, con un'età media di 64 anni. Al momento, nell'ultimo periodo, ci sono degli acquisti azionari per quanto riguarda gli inside trading. Nell'ultimo anno c'è stata una forte vendita. Comunque, per ritornare invece alla ownership breakdown, le istituzioni, per cui tutti i grandi fondi, hanno una cospicua parte, però anche un 26% quasi sta di proprietà, diciamo, degli investitori medi. Qui la maggioranza la detiene Vanguard, BlackRock e anche State Street, per cui i primi due sono sempre lì a comprare tutto, non si capisce come fanno. Vanguard e BlackRock e Invesco, ci sarà pure anche lei da qualche parte, infatti sta qui, stanno sempre a comprarsi tutto. Bene, ovviamente qui si tratta di considerazioni di tipo personale che ho cercato di fare applicando un poco di pensiero trasversale. Cosa ne pensi di questa analisi? Mi piacerebbe avere la tua opinione in merito, non solo su queste aziende trattate fuori dal contesto delle grocery, ma che comunque sono in una maniera trasversale legata, ma anche come business in generale. Per favore, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto. Inoltre, se conoscevi già queste due aziende, se ci investi o se le avevi già nella watchlist, mi piacerebbe sapere come ti sta andando o cosa ne pensi. Bene, se il video ti è piaciuto, distruggi il pollice in su, iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche. E anche per oggi è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!